Come avete letto dal titolo, ho scoperto che C e di conseguenza anche C++ ha dei disagi nascosti. E sono delle cose che vi farò poi vedere a computer così pazzesche che io non le conoscevo. Le ho scoperte perché un mio amico mi ha mandato un link a delle robe strane che ha C++ e vabbè, funziona anche su C. E vi avviso. Questo video, nonostante che sarà breve, penso sarà su una decina di minuti o poco più, vi farà scoppiare il cervello. Ma proprio lo farà scoppiare. Perché sono tutte cose che, se non spiegate, non hanno senso. Ovviamente ve le spiegherò e poi vedete che ha il proprio senso. In particolare vi farò vedere tre proprio di quelle più strane che ho detto... non è possibile. Talmente pensavo che non fosse possibile. L'ho voluto provare non su Linux o su Windows, ma ho preferito utilizzare un compilatore online. E il motivo di queste cose è perché, sì, il compilatore online alla fine usa GCC, che c'è anche su Linux, però volevo essere certo che queste cose funzionassero senza l'uso di magari dei flag particolari da passare al compilatore. Tutto quello che vi sto per dire funziona senza mettere dei flag particolari. Allora, la prima cosa che vi farò vedere è che è possibile stampare allo schermo roba senza avere un main, o meglio, il main in un programma ci deve pur stare, quindi il main lo facciamo vuoto. Però possiamo sempre stampare qualcosa a schermo. La seconda cosa che vi farò vedere è che praticamente in C e anche in C++ esistono degli operatori alternativi. Cosa significa operatori alternativi? Non significa che sono delle aggiunte, significa che sono degli operatori che sostituiscono quelle che già servono, tipo le parentesi graffe o le parentesi quadre. C'è anche un operatore alternativo per il non uguale, quindi un'alternativa a punto esclamativo uguale. E la terza cosa che vi farò vedere è che indicizzare un array è un'operazione commutativa. Cosa significa che indicizzare un array è un'operazione commutativa? Ovviamente ve lo farò vedere dopo la sigla, ma prima di cominciare vi vorrei ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che pubblico su questo canale. E quindi andiamo a vedere questi tre disagi di C e C++. Sigla! Benissimo, pinguini! Allora, la prima cosa che vediamo, come vi avevo promesso nell'introduzione del video, è che noi possiamo avere un programma che stampa a schermo, o comunque in generale può fare delle robe, quindi in particolare stampare a schermo, con un main vuoto. Allora, andiamo a vedere. Come vi dicevo, questo è il compilatore online. Fatemelo fare più grande così poi voi non vi lamentate, perché ogni tanto qualcuno mi dice devi fare il carattere più grande. Avete ragione. Allora, intanto tolgo questi commenti. Questo, diciamo, è lo stub standard che ProgramMeets mi dà, quindi nulla di, diciamo, nuovo. Eseguiamo questo programma. Ok, ci abbiamo un printf dentro il main, stampa hello world, semplice. Però vi avevo detto che possiamo ottenere lo stesso risultato senza avere il main. E come lo facciamo? Semplice, creando una variabile globale che la chiamiamo Pippo, in cui metto il printf. Andiamo a vedere se funziona. Oh cazzo, non funziona. A few moments later. Ci sono stati dei problemi perché io ho provato questo esempio con il compilatore di C++ e non pensavo che non funzionava in C, perché nel video avevo detto che questi esempi funzionavano sia in C che in C++. Questo non funziona in C, non so perché, però in C++ funziona. Vede che io sto avendo qua un hello world e sto stampando qua. Il main lo posso semplicemente anche fare vuoto senza la return e qui funziona ugualmente. Ok, questa è l'unica imprecisione che ho detto nel video precedente, perché pensavo che anche un compilatore di C funziona. Sicuramente qui il programma sta utilizzando G++, perché sono sicuro che per C utilizza GCC. Quindi abbiamo scoperto che non sempre
il main è il punto d'ingresso di un programma. Vediamo qua cosa succede se io metto un'altra printref e scrivo: questo è il main. Secondo voi il programma cosa stamperà prima? Hello world o questo è il main? Ah sì, devo mettere il punto e virgola, dimentico sempre. Prima stampa hello world e poi il main. Beh, perché questa cosa funziona? Perché printf restituisce il numero di caratteri che vengono generati. È vero che qua abbiamo una stringa costante, però ricordiamoci che il printf può formare una stringa con i placeholder, giusto? Metto 5 e quindi questa stringa non ha una dimensione che può essere determinata a compile time, ma deve essere interpretata, e quindi il risultato di quello che è il printf non è sempre chiaro, deve essere interpretata, e printf restituisce il numero dei caratteri della stringa che è generato. Quindi, siccome questa funzione restituisce qualcosa, noi qua possiamo inizializzare la variabile pippo con quello che succede qua, e poi il programma procede col main. Ora qua passiamo al secondo esempio, ovvero quello degli operatori alternativi. E questa è la cosa che vi farà spaccare il cervello. Ora vi farò delle modifiche al codice e poi vi spiegherò meglio. Secondo voi questo codice funziona? Andiamo a vedere. È certo che funziona. Ho sostituito l'operatore cancelletto con questi due caratteri, percentuale due punti, e ho sostituito le parentesi graffe con questi due caratteri, minore percentuale e percentuale maggiore. E funziona, e ci sono anche altri, diciamo, caratteri, tipo, facciamo questo esempio: if Pippo diverso da 10, return. Allora, Pippo sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sarà 13 caratteri, quindi Pippo, se è diverso da 10, ritorno, quindi non stamperà mai questa scritta, giusto? Ah, scusate, deve restituire un numero, return 1. Perfetto. Però possiamo mettere qua not ec, significa not equal, e funziona. Metto qua 13, il programma semplicemente continuerà, perché qua quando Pippo è diverso da 13 restituirà false e quindi andrà qua e procederà tranquillamente il programma. Ma ci sono altri operatori alternativi? Certo, li vediamo dopo. Ora, perché questa cosa funziona? Ora, perché ci sono questi operatori alternativi? Dunque, ci sono questi operatori alternativi perché il compilatore C, e quindi di conseguenza anche C++, deve essere compatibile con la codifica dei caratteri chiamata ISO 646, che è un tipo di codifica a 7 bit. E questo tipo di codifica che vedete qua a schermo, non so se voi lo notate, lo so che sono tanti caratteri, ma non sono moltissimi, non contiene il cancelletto, non contiene le parentesi graffe, e se vedete non contiene neanche le parentesi quadrate. E quindi, per quei computer che, quando insomma si è stato inventato, insomma negli anni 70, suppongo che questo tipo di codifica sia antica, cioè molto vecchia, diciamo così, e questo tipo di codifica infatti è stato introdotto nel 67, e quindi aveva un set di caratteri molto limitato, e insomma tutti quei computer che la implementavano che non avevano le parentesi graffo, le parentesi quadro e il cancelletto dovevano utilizzarlo. E quindi bene, e questo è spiegato anche quest'altro, diciamo, stranezza di C++. E adesso passiamo all'ultimo esempio, che è quello che dice che l'operatore di indicizzazione degli array è commutativo. E questa cosa, attenzione, vi fa scoppiare il cervello. Facciamo questa cosa, togliamo Pippo perché ormai non serve più. Il suo lavoro l'ha fatto. Togliamo proprio tutto, puliamo tutto. Dunque, creiamo un piccolo array. Lo chiamo A. Non mettiamo le dimensioni, me ne sto fregando. E mettiamo qua 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ovviamente posso fare printf di qualcosa e metto qua a di 3. Semplicemente stamperà 3. Perfetto. Mettiamo qua 47, onde evitare problemi che magari non stiamo stampando il numero giusto. Ora ovviamente qua ci sono le parentesi graffe. Posso utilizzare
questo operatore? Per riprenderci a quello che abbiamo detto prima? Ma certo, siccome nella codifica ISO 646 non ci sono neanche le parentesi quadrate, possiamo fare questo. Questo operatore sostituisce la parentesi quadrata aperta, quest'altro operatore sostituisce la parentesi quadrata chiusa. Tutto funziona. E io non sto mettendo nessun altro flag. Ora, che vuol dire che l'operatore di indicizzazione è commutativo? Che io posso scrivere questa cosa invertendo l'indice con l'array. Anziché fare A di 3, posso scrivere 3 di A. E funziona, ha voglia che funziona. Questo funziona. E perché funziona? Il motivo per cui funziona è il seguente. Punto 1, prima vi spiego il motivo, qua possiamo mettere anche l'operatore quello figo per le parentesi quadrate. E funziona, vedete? Non c'è alcun problema. Il motivo per cui questa cosa funziona è il seguente. In questo video io vi spiegavo che un array è un puntatore alla prima locazione di memoria. Quindi se io voglio prendere il quarto elemento, che è quello indicizzato alla posizione 3, una cosa che posso fare è la seguente. Prendo A, che è un puntatore, aggiungo 3 locazioni e poi faccio la deferenziazione. E questa cosa vedete che funziona. E questa operazione è totalmente equivalente ad A di 3. Però questa, diciamo, operazione è semplicemente una somma, giusto? Utilizzando quella che viene definita l'aritmetica dei puntatori. Però essendo una somma è commutativa, quindi posso fare anche 3 più A. E questo è equivalente a scrivere questa altra roba. E funziona tutto. Non so cos'altro dirvi se non che... Penso che mi debba scusare per avervi, diciamo, distrutto tutte le certezze che avevate su C++. Perfetto, abbiamo terminato. Spero che vi sia piaciuto. Torniamo a dove eravamo prima. Avete capito che cosa vi ho fatto vedere? Cioè esiste anche l'operatore alternativo per il preprocessore, anziché dal cancelletto c'è quella roba là, che cos'era? Percentuale uguale? Oh no, scusami, percentuale due punti, non me lo ricordo più. Benissimo pinguini, io come al solito vi ringrazio se mi avete ascoltato fino a questo punto e vi rimando a tutti gli altri video che porto di Code Academy, e se vi siete persi lo speciale di Code Academy vi consiglio di andarvi a recuperare, dove sarà, qui sotto, qui sopra, non me lo ricordo più. E quindi, grazie ancora per l'attenzione. E ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo.